Il Nereto regge solo un tempo contro la capolista Trastevere che dopo un brutto primo tempo viene fuori nella ripresa e dilaga nel finale nonostante l'inferiorità numerica. Finisce 4-0 per i laziali. Il Nereto paga la scarsa concretezza e lucidità sottoporta e i troppi errori in difesa che spianano la strada alla formazione capitolina. E pensare che la formazione di casa aveva approcciato bene la contesa in apertura al quarto traversone di Nardini in area per Boito che però termina a terra. Ma il direttore di gara facendo che si può proseguire. All'undicesimo colpo di tacco di Maidana a liberare Pedalino e il pallonetto del centravanti che termina al lato con Semprini in controllo. Il Trastevere, fotocopia sbiadita della formazione vista nelle giornate precedenti, non gioca una delle sue migliori partite. Unica occasione capitolina dei primi 45 minuti al sedicesimo, la conclusione a giro dalla distanza di Troia che termina al lato. Ma sono i vibratiani a fare di più. Al diciassettesimo Ristoschi vede Maidana in posizione regolare, lo serve. Il numero 11 sceglie la conclusione di prima con la sfera che termina fuori bersaglio. Allontanato al 41esimo per proteste dalla panchina il dirigente del Nereto Palermo e nel finale al 47esimo Pedalino fallisce l'occasione per andare al riposo in vantaggio. In avvio di ripresa al secondo minuto il Nereto si fa ancora pericoloso. Diagonale di Maidana al termine di un'azione in ripartenza si frappone la difesa che spedisce in angolo. La gara si sblocca al 12esimo con Proia che approfitta di un evidente errore della difesa vibratiana che consegna di fatto il pallone al numero 10 laziale che di controbalzo fredda l'incolpevole Diglio per il vantaggio dei capitolini che potrebbero raddoppiare al 16esimo, ma è ottima la chiusura di Ferrini su Squerzanti involato a rete. Il Nereto accusa il colpo e non riesce a reagire, il Trastevere cresce e al 20esimo su azione d'angolo raddoppia con la sfera che deviata da Diglio arriva a Prosia sul secondo palo che supera per la seconda volta l'estremo vibratiano. Al 31esimo però il Trastevere resta in 10 per il rosso diretto comminato dal direttore di gara alla penna, reo di aver rifilato un colpo proibito a De Falco. Ma nonostante l'inferiorità numerica, i laziali al 36esimo siglano anche la terza rete, ancora un errore in fase di impostazione, la sfera svirgolata giunge a Santilli che di controbalzo mette in ghiaccio la gara con una rete fotocopia del primo gol e al 44esimo la capolista cala anche il poker, ancora con il giovane Santilli che confeziona la doppietta per un 4-0 che punisce oltremodo un Nereto autore di un buon primo tempo e premia la capolista che resta saldamente in vetta alla classifica. Mister Bitetto, una sconfitta, un 4-0 che forse è anche troppo pesante, soprattutto perché nel primo tempo il Nereto era riuscito a contenere il Trastevere, poi nella ripresa dopo il gol forse la squadra si è un po' persa. Sì, più che il primo tempo abbiamo giocato forse meglio noi, non abbiamo contenuto soltanto il Trastevere ma abbiamo anche cercato di incidere, di fare il gol, abbiamo avuto anche delle buone opportunità, non limpidissime ma delle buone opportunità. Poi nel secondo tempo ho subito la rete un po' perché magari loro hanno accelerato un po' di più e questo ci ha messo a nudo un po' anche quelle che sono le nostre problematiche, perché è inutile dirlo, nasconderlo, insomma, noi abbiamo delle difficoltà, anche numericamente i giocatori nei cambi, anche davanti. Il presidente a microfoni spenti ci annunciava prima l'arrivo di due punte. Ma sì, è chiaro che lì davanti abbiamo proprio difficoltà, come anche dietro abbiamo difficoltà, proprio come anche se vogliamo, proprio numericamente. A me serve un gruppo di calciatori, a me servono una ventina di calciatori che possano... alla quale possa io dare, come dicevo prima, una certa identità. Però ci state lavorando, arriveranno? Ci stiamo lavorando. Credo che il campo abbia influito tanto sulla prestazione del primo tempo, anche se poi siamo stati in gara, secondo me, anche discretamente, però abbiamo fatto un po' di fatica a livello di qualità di giocate, soprattutto negli ultimi 30 metri. Diciamo che il secondo tempo siamo partiti forte, l'abbiamo messo un po' alle corde e onestamente penso che il secondo tempo abbiamo fatto veramente un'ottima partita. Su questo campo, ripeto, non è difficile esprimere qualità, però abbiamo messo sia quella che intensità di gioco. Noi l'obiettivo è sempre quello di fare bene, di mettere i giocatori in vetrina, credo che ci stiamo riuscendo anche oggi. Abbiamo messo all'attenzione, diciamo, di chi li viene a vedere un giovane del 2003 che ha fatto due gol. E i ragazzi lavorano bene durante la settimana, secondo me stanno meritando quello che fanno durante la settimana.